Ciao ragazzi, bentornati su Climax. Allora, altro video, altra sessione di pesca. Socio c'è, però ragazzi, non dovevamo essere qui. Ora siamo nel nostro ufficio, dovevamo essere da un'altra parte, però purtroppo ragazzi, io oggi ho girato un'ora e mezza per trovare uno spot e non sono riuscito a trovarlo perché c'era tantissima gente in pesca, quindi non sono riuscito a trovare dove dovevamo andare uno spot libero. Quindi siamo venuti qui con la speranza di fare un altro bel video, di fare altre belle catture e di regalarvi un altro bel video. Con l'occasione, Max, se vuoi spiegare un attimo sempre come stiamo pescando. Sì, allora diciamo che dalla sessione scorsa in poi la costante sarà il nostro mix, quindi a parte le pop-up sempre fatte da noi o quelle della discharge, su 4 canne su 6 sicuramente ci sarà il nostro mix. Per me tutte e due le canne doppia del 16, Cree anche e l'ultima appunto pop-up discharge Black Envy, e Cree invece una pop-up alla crema. Questa volta, a differenza dell'altra volta, abbiamo una piccola pasturazione, non preventiva ma in sessione, fatta con del mais, che poi vedrete anche meglio durante il video nel dettaglio. Ovviamente mais bello cotto che si spacca tranquillamente, guardate. Poi lo facciamo vedere. Esatto. E basta, solito sacchettino in PVA, un po' di stick mix per me con del pellet, Cree invece giù di pellet pesante. E niente, speriamo che anche questa sessione ci regali, non dico una perla come l'altra volta perché non penso sia così facile prenderle, però qualche... Sia in questa sessione che anche l'altra abbiamo usato il pellet, il frizzy praticamente, quindi sì, esatto. Ragazzi va, funziona, quindi funziona. È un buon pellet. Ho anche optato questa sera su un sacchettino, come dicevo prima, anche con dello stick mix, che era quello che avevo fatto vedere sul primo video di quest'anno, che eravamo a Cesena, uno stick mix che avevo preso qualche tempo fa. E basta, io posso dire con certezza che l'acquisto della Spomb Station è stato azzeccatissimo, perché non riesco più a farne a meno. Sempre come vedete presente. L'ha montato e ci metto 3 secondi e ho le mie due scatole che mi fanno d'appoggio per tutto. Per me è un accessorio fondamentale d'ora in poi. E niente, basta, come vedete abbiamo già tutto pronto come sempre, e perché l'importante, anche se siamo in pesca, abbiamo voglia di buttare giù le canne e tutto, apriamo prima questa attrezzatura, perché se poi buttiamo una canna e parte il pesce e non siamo pronti a raccoglierlo, facciamo il disastro. Niente, Cree, speriamo che vada bene e ci teniamo aggiornati. Ciao!
andiamo a pasturare una canna col mais. Io ho già pasturato la mia di là e poi lo buttiamo tutto nel centro. Ok, allora vai, cala. Mais cotto, ragazzi, mi raccomando, il mais cotto. Allora, ragazzi, ne approfittiamo della luce ancora per farvi vedere come io e Max di solito ci attrezziamo e ci organizziamo per pescare in due. Allora, vabbè, nel frattempo, ragazzi, se parte la canna interrompo tutto e si guarda la partenza. E è una cosa molto importante, perché magari molti sottovalutano il fatto di attrezzarsi bene. Attrezzarsi bene non vuol dire avere l'attrezzatura figa, vuol dire avere un'impostazione di pesca in modo tale che vi possa consentire la facilità poi quando avete la carpa in canna. Allora vi faccio vedere. Ora, veramente, ragazzi, le macchine dietro, fuori ingombro completamente. Questa è la nostra zona. Allora, Max seduto, io seduto a distanza, poi Max qui c'ha la sua roba, ovviamente è tutta dal suo lato, Spontation, la cassettina, e qui lui c'ha l'acqua che usiamo comunque assieme, però il secchio ce l'ho anch'io, guadino rivolto verso le canne. Perché? Perché se si dovesse trovare comunque da solo a prendere il pesce, c'ha il manico del guadino a portata, culla, sacca di rilascio e le canne. Noi ovviamente al centro abbiamo i cavalletti per fare le varie riprese, che comunque, ragazzi, anche qui, siccome molti di voi ci hanno scritto, abbiamo visto che hanno cominciato a aprire a vostra volta i canali YouTube, consiglio spassionato, prendetevi due cavalletti, perché uno vi servirà per fare appunto le riprese, quelle generiche, uno piazzatelo già davanti alla culla, in maniera tale che poi, per chi di voi usa come nel nostro caso una videocamera, è pronta ad agganciarla, così non perdete tempo poi a regolarlo, eccetera eccetera. Anch'io, ragazzi, vedete, io la cassettina in questo caso la tengo in macchina, sedia, culla, guadino, anch'io l'ho rivolto verso il mio posto, e le canne. Siamo entrambi praticamente messi individualmente, perché ognuno, a parte avere le proprie cose, deve essere in grado di avere una situazione dove, in caso di pesce, riesce a gestirla nel meglio dei modi. Questo per, ragazzi, ottimizzare i tempi della carpa, per farla stare fuori il meno possibile, e anche poi per trovarli bene. Questi sono, potrebbe sembrarvi un discorso banale per molti, però non è una cosa da sottovalutare. Ecco, piccola precisazione. Ma Max ha detto frizzipelle? Max ha parlato di frizzipelle. Sì, noi rincariamo parecchio, noi utilizziamo molto il pellet, quindi ne prendiamo a sacchi. E basta, ragazzi. Per chi è allergico al polline, io faccio un bel starnuto, eccolo qui, ce l'hai in abbondanza.
Bene ragazzi, dai, speriamo di riuscire a fare qualche bella cattura. Allora ragazzi, noi vi abbiamo sempre fatto vedere le nostre sessioni, però mai in retroscena. Quindi, ecco, Climax mangia panini, pizze, kebab, dipende dove siamo. Ogni volta, prevalentemente mangiamo panini però. Solito. Buono panino. Nei laghi anche qualche grigliata. Quindi, come vedete, questo è il momento cena. Speriamo che vada interrotto subito. C'è corrente, ragazzi. Questa sera hanno aperto qualche diga. Non lo so. Ma c'è molta corrente. Speriamo. C'è, ragazzi, c'è. Un attimo, do una mano. Porco Giuda. C'è, Max. Alla grande! Ragazzi, ci ho un attimo presa la sprovvista perché stavamo vengo lì al centro, sposto di te. Ha fatto una bella partenza. Aspetta che forse gira di qua. E dimmi te se devo venire di là. Mi sa che ho preso qualche filo. O no? No. No, è tendifilo. Per adesso no. Si fa sentire? La sento pesante, ma non combattente. Vediamo. Però adesso là c'è troppe alghe. Eccola là. Eccola là. Dovrebbe essere una carpa. No, nell'algaio. No, esci. Allora, è una regina, ragazzi, l'ho già vista, una regina. Una doppia del 16 Climax, ovviamente. Dai, bella, dai che ci sei. Presa! Presa, ok. Ok, boh. Bene, ragazzi, ci siamo. Ragazzi, eccoci qua. Allora, avete visto che bella partenza, doppia del 16 Climax, acqua, che bella, già. Ah sì sì, amo del 2, vediamo se si lascia inquadrare, beh, ah sì, tanta roba, libre, ciao! Che bella, ragazzi! Aspetta, la facciamo vedere un po' meglio anche. Sono stracontento, ragazzi, perché continuano a mangiare sul nostro mix. Penso sia la cosa più bella che ci possa essere, perché dopo che lavori tanto su un mix e viene fuori un buon mix, la dice tutta. Amo del 2, doppia del 16, blowback rig, adesso poi ve lo faccio vedere. Guardate che splendore. Faccio solo una foto e poi la rilascio subito. Sì! Cazzo, quanto sono contento, Cri. Vabbè, bella carpa. Doppia del 16, amo del 2. Anzi, vi faccio venire a vedere subito. Vieni pure, Cri.
A Model 2, blowback rig, doppia del 16. È un po' di selezione fatta. Tanti potrebbero dire: ma Max, c'è troppo spazio tra la boilies e l'amo. Ragazzi, una lamata perfetta. Aveva l'amo qua, così. Non veniva più via questo. Anche quindi, perché ti sei incastrato sull'albaio al centro, quindi esatto, si sarebbe slamata. Non si sarebbe slamata mai questa. Era lamata perfettamente. Basta. Rifaccio tutto. Ragazzo, mascherina per favore. Allora, sono riuscito, come vedete, a montare gli NGT, perché i TIC adesso li ho tolti perché devo fargli un po' di manutenzione, ingrassarli, pulirli, perché comunque hanno diversi anni, quindi momentaneamente sto usando gli NGT. Eccoli qui, avevo fatto un post su Instagram tempo fa, i Big Pit Bait Runner, e niente, sono riuscito a montare, adesso vedo come vanno. Allora ragazzi, vi faccio vedere dove solitamente vado a calare una canna. Allora, giusto per farvi vedere un po' il tragitto di ogni volta, perché comunque a lancio è impossibile, quindi mi devo spostare e venire qua. Come vedete il passaggio è abbastanza stretto. Ecco, di solito io vengo qui e faccio il lancio del nonno e calo praticamente. Ora dovreste vederle lì, ci sono, cerco di inquadrarli, quelle erbe lì, le vedete? Ecco, io di solito sempre una canna la metto lì dopo quelle erbe, quindi vedete che per chi conosce il posto, che ormai abbiamo già fatto vedere più di qualche volta, quello è uno dei punti top. Allora ragazzi, c'è stata una pseudo partenza sulla canna di destra, sul sottosponda, ma si è piantata. Sul mio punto preferito. Sul punto preferito di Cri. Però niente, là è pieno di erbai. E come sono passati 10 minuti, adesso la recupero, perché evidentemente l'ha spostata in qualche alga, in qualche erbaio, e devo rifare tutto. Visto che abbiamo ancora un'oretta e mezza davanti, due, vi faccio i sacchettini in maniera che, sperando, riparta. Vado, mi inoltro perché magari il fumo è tutto per calare. Io credo, aspetto qua. Ragazzi, sessione finita, anche oggi le nostre 4 ore e mezza circa ce le siamo fatte, e dai, soddisfatti anche stasera qui, no?
Sì, alla fine ragazzi la carpa comunque siamo riusciti a farla, bella. Era una bella livrea. Sì. E niente, come al solito speriamo che questo video vi sia stato qualche maniera d'aiuto, di intrattenimento, insomma. Esatto. La speranza anche quella di insomma cercare di darvi qualche contenuto, quindi di farvi passare un po'. Purtroppo non abbiamo tante novità da potervi far vedere, perché comunque in questo periodo sì, non abbiamo potuto andare nei negozi, capire che cosa fosse uscito di nuovo anche per la Climax Zone. Quindi adesso vedremo anche lì come non sarà facile andare avanti, stiamo ancora cercando di capire come fare esattamente. Sì, saranno periodi un po' così questi. Portate un po' pazienza. Però dai, il pesce l'abbiamo fatto, Cri, e ancora una volta il nostro mix ha pagato, certo. Quindi siamo contenti di quello. E niente, speriamo di vederci la prossima volta su uno spot diverso, perché come ha detto Christian prima non dovevamo venire qua stasera, ma non c'era un buco per pescare. Abbiamo in programma un'altra sessione tra qualche giorno. E niente ragazzi, speriamo vada a buon fine. Sì, esatto. Sarà uno spot nuovo per noi, non ci siamo mai stati, e quindi una novità e si prova. Sì. L'unica cosa che possiamo dire è che lo stiamo pasturando sto spot. Sì, sto facendo io, perché ovviamente è uno spot sempre alle parti più mie che sue, quindi stiamo cercando di provare a pasturarlo per capire poi se paga. In sessione paga qualcosa. Esatto, ragazzi, esatto. Vedremo. Lo vedrete sicuramente nel video se riusciremo a farlo, se prenderemo qualcosa. Dai. Qualcosa, quindi restate sempre connessi con prima, se non prendete i nostri video. Ricordatevi il canale Instagram, Facebook, e chi non si è iscritto al canale si iscriva ora. Ragazzi, ciao. Alla prossima. Ciao!